Amici di Fabio Feltrin della sua pagina Facebook, buonasera a tutti. Sono Lucio Taschin, insomma da qualche tempo accompagno Fabio Feltrin nel suo percorso, illustrazione veramente molto interessante di tutti quelli che sono gli argomenti legati al benessere delle persone, ma soprattutto a tutto quello che sta intorno all'osteopatia. Fabio opera nello studio di Badia Polesine, ma è fresca, recente la pubblicazione sulla sua pagina, sul suo sito studiofeltrinfabio.it, dei corsi programmati nel 2021 e proprio da questa sera cominciamo a raccogliere proprio le varie intenzioni e le varie iscrizioni. Quindi potete andare alla pagina studiofeltrinfabio.it e prenotarvi con i vari corsi che sono elencati. Sono veramente tanti, tanti sono gli argomenti che abbiamo trattato in queste dirette. Questa sera abbiamo un altro argomento veramente molto interessante che riguarda la lingua e la postura, ma con due professionisti del settore. Sarà proprio un interessante confronto tra, e adesso li vado a chiamare, tra Alessia Tomini. Buonasera Alessia. Buonasera a tutti, buonasera. Logopedista che lavora a Badia, collabora con Fabio Feltrin e ovviamente Fabio Feltrin, perché Ciao a non può tutti. mancare il padrone di casa, a cui do tra l'altro proprio anche la posizione, ecco, in questo switch dove ti ho messo proprio in pole position, Fabio, e quindi diciamo questa sera avremo. Dopo le scorse due dirette dove abbiamo avuto ospite un altro tuo collega dove abbiamo parlato di ragionamenti ortopedici, questa sera c'è questa continuazione di proporre l'osteopatia in funzione di collaborazione e la lingua sarà proprio una delle cose che parleremo con una logopedista molto brava come Alessia. Allora, alcune cose per gli amici che ci stanno seguendo. La prima è questa, scriveteci qui sotto. Potete fare tutte le domande, prenotatevele, poi le manderemo, le faremo vedere e ovviamente daremo le risposte sia da Alessia che da Fabio. Poi c'è un'email che poi vi farò vedere nel corso della diretta. Potete seguirci sulla pagina Facebook di Fabio Feltrin, sul canale YouTube e sul profilo LinkedIn. Insomma, di qua e di là ci trovate sempre. Fabio, lingua e postura, tu sei il posturologo e ovviamente l'aspetto della logopedista e quindi tutto quello che riguarda il mondo legato proprio alla bocca, no? Abbiamo già parlato di tante volte bocca, postura, occhi, naso, oggi andiamo ancora più nello specifico, riguarda l'essere. Ecco, Fabio, a te l'inizio di questa nostra serata e ovviamente, ripeto ancora, scrivete, scrivete, scrivete. Fabio. Allora, ciao a tutti, intanto ho pensato questa sera di parlarvi della lingua, che sembra un organo piccolino lì e che resta da solo, che agisce da solo, in realtà è un organo posturale importantissimo. Infatti dalla lingua possono iniziare varie disfunzioni, sia al palato, sia, non so, nel parlare, ma anche molto a distanza, cioè quindi un problema alla lingua può tranquillamente portare a un problema di mal di schiena, di male al collo, addirittura anche di piede piatto e dopo, se ci sarà il tempo, magari vi spiegherò anche come avviene. La lingua intanto possiamo dire che è fondamentale per diverse funzioni come la deglutizione, la fonazione, ed è fondamentale anche appunto per la postura. La lingua, che sembra un organo così piccolo, in realtà è composta da tantissimi muscoli ed è innervata da ben 5 nervi cranici su 12, quindi immaginate l'importanza della lingua. La lingua, prima di tutto, appunto, è formata da vari muscoli come il genio glosso, il palato glosso, l'io glosso e lo stilo glosso. Sono tutti muscoli comunque che formano anche il pavimento della bocca, che alcuni poi continuano con i muscoli sopra e sotto gli oidei. Ed è innervata Nel appunto. frattempo, Fabio, io mi sono permesso, non so se sei proprio su questa, la slide numero uno, no? Certo, da qui potete già vedere la forma della lingua, dove risiede a livello della bocca, con quali strutture potrebbe connettersi, ed è innervata da ben 5 nervi cranici, tra cui il quinto, quindi il trigemino, il settimo, cioè il facciale, il nono, che è il glosso faringeo,
il vago, che tutti questi partecipano poi alla sensibilità della lingua, e innervato poi dal punto di vista poi motorio, quindi l'azione muscolare, innervato dal dodicesimo, cioè dall'ipoglosso. Quindi capite che la lingua è veramente molto, diciamo, comprende diverse funzioni, diverse innervazioni. Inoltre la lingua, da bambino, la dimensione della lingua è molto più grande rispetto allo spazio che ha e quindi la sua azione è fondamentale proprio per modellare il palato. Quindi diciamo, la forma del palato da adulto dipenderà in gran parte dall'azione della lingua, specie poi soprattutto dall'allattamento o nei casi diciamo, di disfunzione da alcuni vizi poi posturali che assumerà il bambino e questo magari ne parlerà in maniera più specifica Alessia. Quindi capite bene che l'azione della lingua è fondamentale per modellare il palato, in quanto durante il parto diciamo, c'è una specie di accavallamento delle ossa per ridurre il diametro del cranio, quindi agevolare il parto, e proprio la suzione, quindi la spinta della lingua che con tutto il suo corpo dovrebbe premere il palato fa in modo che il palato si apra. Se questo non avviene, il palato rimarrà stretto, cosiddetto ogivale, e ovviamente la lingua può anche andare a interferire poi con la forma e la posizione dei denti. Infatti, se la lingua non spinge sul palato, ma spinge per esempio in basso contro i denti, può deviare i denti o anche favorire lo sviluppo della mandibola verso in avanti, quindi una protrusione mandibolare o detta anche terza classe. Quindi capite l'azione della lingua è fondamentale. Inoltre va a modellare proprio anche gli alveoli dove poi risiederanno i denti, sia a livello mascellare sia a livello mandibolare. Se posso Inoltre. interessante, ecco, sì, volevo chiedere anche l'opinione di Alessia a proposito. Tra l'altro, non so se hai visto Alessia, però Fabio usa le mani perché lui sembra quasi sempre avere un cranio no, Diciamo che è il suo strumento di lavoro, eh. esatto, e quindi quando vedi così sappi che è una fase di creazione, di, come dire, è già avanti con il pensiero. Prego, Alessia. Sì, volevo introdurmi un attimo sul discorso di Fabio dicendo che effettivamente la competenza linguale comincia proprio fin dai primi giorni di vita del bambino quando nasce, viene subito iniziato all'allattamento, quindi alla del seno materno e da qui comincerà proprio lo sviluppo della sua competenza linguale. Attraverso l'allattamento dove il bambino produce un movimento antero-posteriore della lingua che è quello che gli permette proprio di estrarre il latte attraverso una determinata pressione, quindi utilizzando tutti i muscoli che sono all'interno della lingua. E va a completare anche con la competenza labiale, che è quella che gli permette poi di trattenere il latte e di rimanere attaccato al seno materno. Diciamo anche che in alcuni casi si possono avere delle difficoltà proprio a livello di suzione o anche di attaccamento al seno, e una delle problematiche presenti può essere proprio la presenza di un frenulo corto. Il frenulo è una lamina tissutale che si trova al di sotto della lingua, poi vedremo anche una slide dove si vede in maniera particolare la presenza di questo frenulo corto che impedisce al bambino proprio la capacità di attaccarsi al seno e di produrre quel movimento corretto antero-posteriore che permette proprio la fuoriuscita del latte dal seno materno. Quindi se si accorgono immediatamente, viene reciso, diciamo, il frenulo linguale e riabilitata immediatamente la lingua del bambino fin dai primi momenti dopo l'interdento. Ah, Sì, interessante, ecco, sì, scusate, ecco, volevo dire che è interessante questa cosa, già vediamo gli approcci, no? Diciamo proprio delle due professioni e anche quanto all'interno della bocca, quindi della lingua, ci sono delle genesi completamente diverse, addirittura dalla vita del bambino fino a poi a quella che è la gestione della crescita sia delle persone,
che anche poi della soluzione di vari problemi. Tu Fabio, volevi aggiungere qualcosa? Metti la slide 14 così vediamo un frenulo corto, un esempio. Volevo appunto completare il discorso di Alessia dicendo che appunto l'allattamento diventa fondamentale, quindi il neonato, se possibile, da subito deve essere allattato al seno, proprio perché il capezzolo è rigido, quindi il bambino per riuscire a estrarre il latte deve proprio spingere la lingua contro il palato e fare una specie di risucchio per estrarre il latte. Mentre purtroppo il bambino allattato artificialmente con il biberon, spesso la tettarella è morbida, per cui la lingua resta bassa e il latte esce lo stesso. Ecco il primo problema che poi darà disfunzione linguale. E questa è quella che dicevi, no? Eccolo qua. Ovviamente. Questo frenulo. Io da non professionista del benessere come voi, io l'ho sempre fatta per fare il linguaccio e poi scappare, però voi ho visto che insomma assolutamente la trattate in un modo professionalissimo. Allora, frenulo corto, ecco, a lei se tu volevi aggiungere qualcosa su questa immagine. Sì, questo è un frenulo estremamente corto, però ci sono casi in cui il frenulo è leggermente più lungo, questo è molto avanzato rispetto alla punta della lingua, quindi si vede che trattiene proprio verso il basso la punta della lingua e la lingua assume proprio quella forma a cuoricino anche nel momento in cui il bambino cerca di estrarre la lingua, ma in altri casi è molto meno evidente, ma la disfunzionalità che crea a livello linguale non è indifferente, quindi a volte ci troviamo a dover operare con bambini che hanno il frenulo corto quando hanno già 3, 4, 5 anni e se ne accorgono perché non c'è una deglutizione corretta. O anche l'articolazione può essere assolutamente influenzata, perché quella punta della lingua che rimane trattenuta da questa lamina tissutale impedisce proprio la produzione soprattutto dei suoni apico-dentali, in modo particolare la R. Il suono R, che prevede una vibrazione, è un suono plurivibrante, quindi la lingua deve avere una tonicità tale da vibrare più volte, è una plurivibrante. Spesso se il frenulo è corto viene alterata, quindi viene prodotta in posizione posteriore oppure solamente appoggiata nella zona apico-dentale, quindi il suono prodotto spesso è una L, una L. Ah, quindi c'è proprio un'alterazione a livello dell'articolazione dei suoni. Certo. Fabio? Ovviamente in frenuli così corti come nell'esempio in figura deve essere operato, cioè vanno fatte una piccola incisione, ma poi è fondamentale la rieducazione con gli esercizi appunto logopedici. Invece in altri casi, che a me capita ogni tanto di trovare negli adulti, ovviamente il freno non è così corto, ma è magari solo retratto perché è stato usato male per molto tempo, allora ci sono delle tecniche manuali, miofasciali, proprio di allungamento, di trazione di tutta la muscolatura, diciamo, linguale, del frenulo e poi ovviamente dei muscoli sopra e sotto gli iudei, di tutta la catena anteriore, insomma, quindi in quel caso lì si può agire, anche perché un freno molto corto può portare anche deviazioni mandibolari, proprio per la trazione di questo sistema, diciamo, di cavi, ecco. Esatto. Poi volevo completare il discorso, diciamo, fisiologico sulla lingua, appunto dell'importanza, se puoi mettere la slide 3, oltre a tutti i muscoli e i nervi che formano la lingua, c'è proprio la capacità sensitiva di questa struttura. Se facciamo vedere dalla slide l'homunculus sensitivo, cioè vuol dire la rappresentazione che ogni parte del corpo ha a livello della corteccia cerebrale, vedete che alcune zone del corpo che sono molto ampie in realtà hanno una piccola rappresentazione, quindi dal punto di vista sensitivo hanno poca importanza, e altre zone magari anche piccole anatomicamente che invece hanno una grande rappresentazione perché hanno un grosso stimolo sensitivo, come vedete la lingua appunto è uno degli organi più sensitivi, le labbra e i polpastrelli delle mani. Mentre per esempio braccia e gambe sono molto potenti, ma dal punto di vista sensoriale invece è molto piccolo, ecco. Prego Alessia. Se posso aggiungere rispetto allo sviluppo proprio dell'aspetto percettivo, quindi
a livello di propriocezione orale, dopo l'allattamento, il passaggio successivo proprio sull'acquisizione della competenza linguale è lo svezzamento, che ricopre un ruolo fondamentale, perché il bambino cambia proprio le modalità di movimento della lingua, quindi di utilizzo della lingua, da un movimento antero-posteriore, c'è più un movimento dal basso verso l'alto proprio per andare a spingere il polo alimentare verso la parte posteriore e quindi deglutire. Il tipo di movimento della lingua cambia radicalmente e per questo è fondamentale seguire uno svezzamento adeguato, quindi passare ad un'alimentazione di liquidi come quella che può essere fatta con il biberon o dal seno materno, ad un'acquisizione di cibi sempre più solidi, proprio perché anche la lingua, nello spostamento del cibo da un'arcata dentaria all'altra, quindi da destra a sinistra e viceversa, e la capacità di contenere all'interno della bocca il cibo che viene masticato, è una competenza linguale che matura proprio dai 4 mesi, 4-5 mesi, quando inizia lo svezzamento, in poi, quando poi acquisirà proprio una masticazione molto simile a quella adulta, dove in deglutizione la lingua, la punta della lingua appoggerà sul cosiddetto punto spot, che sono in genere le papille retroincisive, e da lì inizierà proprio una spinta verso l'indietro con un moto ondulatorio per la deglutizione corretta. Ma io, ragazzi, rimango, si dice, no, basito, cioè proprio si vede come la completezza delle due professioni, il gioco di squadra può convincere davvero professionisti come voi ulteriormente a incrementare questo senso di collaborazione, no? Spesso il logopedista nasceva un po' per conto suo, l'osteopata per conto suo, oggi l'interazione tra le due cose davvero dà un valore aggiuntissimo, se posso dire una cosa. Assolutamente. Sicuramente. Completare il giustissimo discorso di Alessia, dire che la lingua dipende poi molto dal cranio, che è la sua casa. Purtroppo il 70% dei parti, questo è documentato, si hanno dei traumi da parto, questi traumi che possono andare poi ad alterare poi la forma e la posizione delle ossa craniche, creando delle disfunzioni appunto cranio-sacrali. Il cranio, appunto, durante la nascita, le varie ossa sono un po' sovrapposte, però spesso succede che nel passaggio del canale del parto o anche da posizione fetale o in alcune volte in alcuni traumi che avvengono poi dopo qualche giorno dalla nascita, subiscono delle compressioni e delle torsioni e quindi possiamo avere, invece che un cranio bello tondo, cosiddetto in flessione, possiamo avere crani molto stretti, in estensione, oppure in torsione o in side bending rotation. Ovviamente la lingua dovrà posizionarsi dove ha spazio, quindi per esempio un cranio molto stretto in estensione, il palato sarà molto stretto e la lingua avrà poco spazio. Per esempio invece in flessione la lingua avrà molto più spazio, quindi anche la forma della lingua sarà diversa e anche l'azione sarà diversa. Per esempio un cranio in torsione avremo un palato più basso dalla parte, diciamo, di rotazione esterna e più alto e stretto dalla parte di rotazione interna, e anche la lingua vedremo che avrà una forma, diciamo, un po' torta, da una parte sarà un po' più larga e arrotondata, dalla parte invece in estensione sarà un po' più stretta e appuntita. Quindi capiamo bene l'importanza poi di un lavoro osteopatico già nei primi giorni o mesi del neonato per riequilibrare il cranio, e questo poi aiuterà tutte le funzioni anche della lingua e anche nei bambini che appunto hanno difficoltà poi nel parlare, nel articolare alcuni suoni, come spiegava prima Alessia. Prima riusciamo a intervenire anche dal punto di vista cranio-sacrale e più benefici poi possiamo ottenere. Sì, sicuramente Fabio, il discorso che
avevi iniziato sul sviluppo del linguaggio è assolutamente legato a questa lingua, quindi alla capacità di produrre suoni che comincia, diciamo, nel bambino da produzioni vocaliche fin poi durante la lallazione ad essere un vero e proprio allenamento per il bambino per quanto riguarda i movimenti orofaciali che portano alla produzione dei suoni corretti. Tutto il momento della lallazione, infatti, che avviene dai 4-5 mesi, 6 in avanti, favorisce l'acquisizione dei suoni, e avere una lingua funzionale in questo senso è assolutamente importante, anche perché si integra proprio un'azione di masticazione, di competenza linguale nella deglutizione, e poi va a completarsi proprio sia dal punto di vista della percezione, della propriocezione orale, quindi della postura all'interno del cavo orale in maniera precisa, sia nel luogo, quindi nel punto di articolazione, che nel modo di articolazione. Quindi la sensorialità acquisita dalla lingua in questi mesi è di fondamentale importanza. E come è di fondamentale importanza è ricaduta la presenza di determinati vizi orali che possono proprio rendere disfunzionale il lavoro della lingua, delle labbra, della mandibola, delle guance, di tutta la zona orofacciale. Certo. Bene. Come per esempio l'uso del dito, l'uso del ciuccio, che obbligano la lingua a stare in basso, e quindi lo sviluppo poi del palato non c'è, quindi rimarrà stretto. In più la lingua, restando in basso, abbiamo detto prima, può spingere sui denti, può spingere sulla mandibola, e quindi poi creare tutta un'altra serie di problematiche che poi dovranno essere corrette dal dentista. In più, per esempio, chi usa molto il dito si vede proprio anche la forma a cuoricino proprio dei denti, no? Quella beanza anteriore, e la lingua proprio che si insinua dove c'è questo spazio. Vedete proprio che durante la deglutizione, invece che andare al punto spot sul palato, vedete la lingua che spinge in mezzo e si insinua in mezzo ai denti. Mentre nell'adulto nell'adulto può succedere, per esempio, quando manca un dente, che la lingua tende ad andare proprio lì, quindi facendo un lavoro, diciamo, non corretto, e quindi andando a creare tutto uno scompenso orofacciale. Allora, Fabio, sono le 21:23, cominciano ad arrivare anche le prime domande. Vogliamo affrontare una domanda o preferite completare un pochino il percorso? Lo stesso. Fai pure le domande. Beh, allora... Eccolo qua, la nostra prima domanda, Matteo Cestaro. Buonasera, buonasera a te Matteo, grazie di seguirci anche in questa diretta. In situazioni di deglutizione atipica, che cosa sarebbe necessario fare? L'intervento riguarderà sia l'azione dell'osteopatia che della logopedia. Interessante domanda, perché proprio alle volte dove parte prima arriva l'altro o viceversa. Ecco, questa direi... E ringraziamo Matteo che ci ha dato questo spunto. Chi vuole iniziare per primo? Lo stesso, faccio un'introduzione. Alessia, per ospitalità mettiamo Alessia. Vai Alessia. Okay, sì, assolutamente. In caso di deglutizione atipica, e per deglutizione atipica si intende il mantenimento di una deglutizione infantile, quindi di una spinta antero-posteriore della lingua, ed è tipica dei bambini che presentano ancora vizi orali, quindi che in età oltre i 2-3 anni continuano a ciucciare, quindi a mantenere proprio la forza della lingua nella spinta in avanti anziché verso l'alto e l'indietro. È assolutamente necessario in questi casi, come primo step, eliminare i vizi orali, perché se il bambino continua a succhiare il succetto passatempo, il biberon o il dito, questo movimento della lingua, questa forte spinta della lingua non verrà cambiata, e quindi bisogna lavorare, secondo me, molto sulla consapevolezza sia da parte dei genitori sia da parte del bambino dell'importanza di togliere questo
questi oggetti o anche il dito stesso dall'interno della bocca, perché fungono proprio, lavorano proprio come un apparecchio. Avere il dito, come diceva prima Fabio, all'interno della bocca altera totalmente sia la forma sia la spinta della lingua, veramente c'è una interferenza con tutto quello che è lo sviluppo normale sia in articolazione che in deglutizione del bambino. E quindi la prima parte è questa, eliminare i vizi orali. È anche fondamentale, e forse viene spesso sottovalutato anche dai pediatri, l'importanza di una respirazione nasale. Il bambino che ha il naso ostruito per diversi motivi, in genere dal catarro, da presenza di situazioni di raffreddamento persistente, ma anche per allergie o anche per la presenza di adenoidi o tonsille ipertrofiche, portano il bambino ad utilizzare una respirazione orale, quindi a bocca aperta. Se la bocca è aperta, la lingua è appoggiata nel vasto e quindi non andrà a fare quella normale attività di espansione che farebbe se la lingua fosse appoggiata al palato, quindi i denti in semioclusione, le labbra chiuse e la respirazione corretta dal naso. Quindi questi, Fabio, sono i passi fondamentali, i primi. Poi dal punto di vista ovviamente osteopatico, come sempre dobbiamo cercare la causa di questa disfunzione, quindi capire da dove partire, quindi se è dovuto... L'osteopata, caro Fabio, cerca sempre la causa. Appunto, se capire se il problema origina per esempio dal cranio, quindi andare a fare un lavoro sulle varie sutture, sulle ossa craniche, o capire se il problema parte proprio dalla lingua e quindi da tutta la fascia anteriore, o a volte potrebbe addirittura attraverso questa catena anteriore, detta anche linguale, partire da un viscere addominale, come per esempio uno stomaco, un fegato, un peritoneo, che attraverso questa trazione di questa catena porta poi in disfunzione anche la lingua. Oppure trovare appunto delle tensioni ai muscoli sovraioidei, tensione a livello del frenulo, e quindi si fa un lavoro miofasciale, si sistema il cranio, si tolgono interferenze vertebrali, viscerali, e poi ovviamente si deve assolutamente completare il lavoro con una rieducazione miofunzionale, come vi spiegherà poi Alessia, vi darà qualche esempio. Quindi ecco, l'interazione diventa fondamentale. Bene. Diventa fondamentale anche l'interazione con l'ortodontista, che diciamo che è quello che in presenza di malformazione del palato va ad intervenire con espansioni di diverso tipo e successivamente con apparecchi che vanno a raddrizzare per esempio i denti. Diciamo che però l'intervento sia della logopedista che dello osteopata sono fondamentali prima dell'inizio dell'intervento dell'ortodontista, proprio perché se è presente una spinta della lingua, ed è da sottolineare che nella lingua italiana noi non abbiamo nessun suono che con la punta o con la lingua in appoggio sui, quindi qualsiasi articolazione il bambino produca con questo tipo di appoggio è un'articolazione errata e quindi va corretta. Quindi si deve intervenire sulla postura della lingua in articolazione e in deglutizione, oltre che in posizione di riposo, anche perché la posizione di riposo una ricerca ha dimostrato che la posizione di riposo dura all'interno della giornata circa 21 ore, rispetto alle 3 ore su 24 di deglutizione. Quindi la posizione di riposo anche durante il sonno, una posizione corretta della lingua, è fondamentale. Certo, infatti si è visto
In alcuni casi di bambini iperattivi o con deficit dell'attenzione, una postura della lingua, per esempio, bassa durante il sonno poi ricadeva all'indietro e quindi creava delle apnee notturne con soventi risvegli del bimbo, che ovviamente lui non ricorda, però questo fa sì che non riposi correttamente e alla mattina appunto ha questo grande deficit dell'attenzione, che in realtà è dovuto proprio a questo deficit di funzione della lingua, che se fatto appunto una bella rieducazione, si può andare anche a curare i deficit dell'attenzione o i bambini iperattivi. E in realtà, andando a stimolare anche dal punto di vista appunto sensoriale la bocca, spesso si ottengono risultati anche in caso di dislessia. Quindi a volte la dislessia può essere proprio dovuta a una dispercezione orale, o a volte dispercezione a livello dei muscoli oculari. Quindi lavorando, ecco, su tutti questi tre piani, quindi non solo meccanica, ma anche proprio accettività e sensorialità, si possono ottenere anche miglioramenti in queste problematiche nei bambini. Ecco. Infatti con Alessia abbiamo Sicuramente, fatto bellissimi lavori in questo senso. la postura della lingua in articolazione nel momento in cui il bambino deve apprendere a leggere e a scrivere è di fondamentale importanza, per cui se il bambino ha un'articolazione corretta è molto probabile che la sua scrittura sia corretta. Se invece l'articolazione avviene in modo e luogo sbagliato, molto spesso si ha un riscontro poi sull'acquisizione della scrittura con l'alterazione anche a livello della produzione scritta, proprio perché il bambino se parla male scrive molto spesso male. E quindi la rieducazione a livello della lingua, che è si parla proprio di terapia miofunzionale, proprio perché si tratta di una serie di un insieme di pratiche per riequilibrare proprio la funzionalità orofaciale e linguale, sia in respirazione, sia in deglutizione, ma anche in articolazione, quindi andare a migliorare poi tutte le prestazioni anche a livello scolastico del bambino. Hai qualche Bene. esercizio base che vuoi dare di terapia Sì, ecco, miofunzionale? abbiamo gli Assolutamente. ultimi 5 minuti, per cui se riusciamo un pochino ad andare nel rush finale, devo dire che qualche esercizio utile è un'ottima idea, Fabio. Assolutamente, gli esercizi di prassie orali che si possono fare anche con i bambini molto piccoli, perché poi si va su imitazione, quindi da tutte le competenze labiali, quindi i baci, per esempio il bacio, fatto proprio con la protrusione delle labbra per andare a rinforzare tutto l'orbicolare delle labbra, è fondamentale per andare a contrastare invece l'ipotonia labiale, che è molto spesso dovuta all'uso dei vizi orali. Quindi baci prolungati, anche chiamare il gatto, per esempio. È un esercizio che rafforza molto i muscoli delle labbra, e a livello di punta della lingua, invece, l'articolazione, quindi individuare esattamente il punto spot che si trova nelle papille retroincisive, diciamo dove viene articolato il suono T, ricordandosi che la lingua non deve mai andare a toccare i denti. Quindi la posizione corretta è proprio dietro i denti, sia per i suoni occlusivi che per le fricative, le affricate, cioè tutti i suoni vengono prodotti, diciamo dei suoni apico-dentali, dietro i denti. Nessun suono viene prodotto con la lingua in appoggio sugli incisivi, diciamo superiori, tantomeno sugli incisivi inferiori. E anche lo schiocco del cavallo, che va a rafforzare la muscolatura posteriore della lingua, che è molto importante sia per impedire alla lingua di andare troppo in avanti, quindi migliora la competenza di contenimento della lingua, ma soprattutto va ad aiutare l'espansione del palato, quindi a contrastare la presenza di un palato ogivale, tenendo proprio la lingua nella posizione in alto, poggiata in alto.
è la stessa posizione che poi si assumerebbe con la respirazione nasale, quindi la chiusura della bocca. A me devo dirti, Alessia, devo dirti che la storia del cavallo mi ricorda veramente quando i miei figli gli facevo proprio... Era questa la cosa. Bellissimo. Abbiamo una domanda di Andrea Canesella. Tanto un caro saluto, Andrea, e grazie per averci fatto questa domanda. In caso di problemi di dizione, in che maniera e fino a che età possono intervenire le figure della logopedista e dell'osteopata? Quindi qua già ci pone un limite, fino a quando si può fare? Si può lavorare fino, io lavoro anche con gli anziani, perché poi il discorso di postura della lingua è rieducabile in a qualsiasi età. È logico che nei bambini piccoli si inizia a lavorare fin dalle prassie orali, quindi cioè si inizia a lavorare con le prassie orali attraverso un aumento delle competenze a livello labiale, a livello della posizione della lingua, quindi lingua in alto, lingua in basso, con dei movimenti che vengono controllati dal bambino, quindi si lavora molto sulla consapevolezza a livello del bambino sui movimenti dei propri organi articolatori. Man mano che il bambino cresce, è logico che ne cresce anche la sua competenza a livello di automatizzazione di certe posture. E nell'adulto diciamo che il lavoro è proprio mirato, perché un adulto che viene a rieducare la posizione proprio perché ne sente l'assoluta necessità, o perché può essere anche successo, come diceva Fabio prima, o l'assenza di un dente, o anche una cattiva intervento del dentista che può essere avere provocato proprio una percezione a livello di un dente che provoca proprio uno spostamento in quella posizione della lingua e quindi va ad alterare anche l'articolazione. E quindi si deve intervenire proprio per riacquistare sia a livello di consapevolezza la postura e quindi la posizione e la spinta corretta nell'articolazione. In realtà una disfunzione linguale causa anche problemi a distanza, quindi lingua e cervicale sono strettamente connessi, in quanto la parte posteriore della lingua è connessa all'occipite, mentre la punta della lingua è connessa allo sfenoide. Però la base della lingua connessa con l'occipite e con l'osso ioide e attraverso il legamento stilo ioideo è connesso al temporale, capite bene che crea delle forti tensioni e disfunzioni delle prime cervicali e può portare molto spesso una tensione anteriore, quindi a un collo protrutto, può portare alle spalle molto anteriorizzate e molto spesso porta a una forte cifosi. Quindi un bambino con una forte cifosi non è detto che sia solo un problema muscolare locale alla schiena o di cattivo atteggiamento magari a scuola. A volte, e questo mi capita anche spesso, può derivare proprio da un problema alla lingua, quindi questa forte trazione anteriore che porta in avanti la testa, chiusura delle spalle e cifosi. Ma in realtà, se fai vedere, Lucio, la figura numero 13, la catena linguale, porta diciamo mediastino, parte interna delle gambe fino alla parte interna dei piedi, quindi spesso un piede piatto può in realtà essere una disfunzione di tutta questa catena, in quanto porta in intrarotazione, in valgismo le ginocchia e quindi il piede andrà a ricadere in piattismo. Vedete il verde, vedete proprio la parte anteriore, tutti i muscoli diciamo piccoli pettorali, triangolare dello sterno, la parte addominale, la parte degli adduttori, la parte interna della gamba e fino al piede. Quindi una tensione diciamo della lingua e della parte masticatoria e deglutitoria porta in trazione tutta questa catena. Quindi ecco, non fermiamoci mai solo localmente, ma guardiamo sempre la persona nel suo complesso, ecco. Assolutamente. C'è una ridondanza, credo, di un eco probabilmente nella cosa. No, quello che volevo dire è che siamo in chiusura e quindi non so se Fabio e Alessia volete proprio
brevemente, ecco, avere un vostro ultimo appello, come si suol dire, o la vostra ultimo contributo. Vuoi parlare te, Alessia? Beh, quello che mi sento così di consigliare è che nel dubbio, rispetto alla presenza di un bambino o anche alla presenza di un paziente che può avere un'articolazione, una deglutizione errata, è meglio proprio fare una visita da uno specialista che può vedere effettivamente se la postura e la spinta della lingua sono corrette, oppure consigliare una rieducazione o l'invio appunto da colleghi come può essere l'osteopata o l'ortodontista che collaborano proprio per andare a ottenere un riequilibrio proprio del funzionalità orofacciale, perché è fondamentale questo, insomma. Fabio? È fondamentale proprio anche la collaborazione con l'ortodonzista, in quanto appunto se io ho una lingua che resta bassa o che spinge contro i denti, io porto magari per 2 anni l'apparecchio, rimetto tutti i denti belli dritti, la bocca bene larga, espansa, nel momento in cui tolgo l'apparecchio, la lingua che continua a spingere come prima, in giro di 6 mesi, 1 anno, riporta lo schema dei denti e del viso tutto come prima. Ovviamente dopo 2-3 mila euro e 3 anni di apparecchio i genitori si incazzano come le belve. Non ti ho messo il bip, però la cosa, soprattutto mi sa che i 2.000 o 3.000 euro di cui parlavi prima. Quindi ecco, è fondamentale la collaborazione, appunto l'osteopata che rimette in equilibrio il cranio e tutte le varie parti cervicali, colonna, e fa un lavoro proprio sul mio fasciale, su lingua e catena anteriore, e la logopedista che diciamo aiuta a riposizionare la lingua. Purtroppo adesso, siccome i dentisti hanno visto questa recidiva, mettono uno splintaggio che è un ferrettino, diciamo, che unisce i denti posteriormente, e consigliano una specie di white notturno, però questo crea delle tensioni, dei conflitti poi articolari che però nel tempo possono portare appunto mal di testa, cervicalgia. Quindi è fondamentale, ecco, non nascondere il problema ma risolverlo, e quindi la collaborazione di queste 3 figure è fondamentale. Assolutamente, risolvere i problemi sono il credo dell'osteopata e della logopedista. Questa è, no, cercare proprio di costruire un percorso che possa portare sempre a un benessere perenne, non a intervenire poi quando i danni sono fatti. Questa è un po' la cosa. Credo che ne abbiamo parlato tanto anche in queste ultime settimane. Devo ringraziare Alessia Tomì. Grazie davvero, Alessia. Sei stata molto gentile, molto precisa e perfettamente inserita in questo contesto. Ricordiamo che Alessia opera a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, e quindi insomma lì vicino, proprio lì c'è anche Fabio Trin, e il nostro, cioè, no, il mio padrone di casa, perché dico sempre che sono in casa tua, qui nella tua pagina. Ricordo che i corsi molto molto interessanti, anche molto numerosi, che propone Fabio per il 2021 sono già online nella pagina studiofeltrinfabio.it. seguiteci in tutti i nostri canali social, a partire da questa pagina, il canale YouTube e la pagina LinkedIn. Grazie davvero a tutti di aver preso parte a questa serata che noi chiamiamo 4 chiacchiere di osteopatia. Ancora un caro saluto a Fabio ed Alessia e buonanotte a tutti.